dopo la minoranza che aveva, nella giornata, deciso di dare il proprio gettone di presenza, 40 euro lordi a testa, è stata la volta della giunta e del sindaco, che hanno deciso di contribuire con 200 euro a testa. A ciò vanno aggiunti circa 100 euro a testa che i consiglieri di maggioranza, a loro volta, stanno decidendo di devolvere per la questione della guerra in Ucraina. Si raggiungerebbe così la cifra di circa 4.500 euro che dovrà servire per i beni di prima necessità, medicine e quanto può servire alla popolazione. La Caritas di Benevento, in comunione con la Caritas nazionale, si è attivata per l'aiuto al popolo ucraino secondo tre linee di intervento. Con una prima azione verranno raccolti fondi da destinare alle esigenze del popolo ucraino secondo le indicazioni della Caritas nazionale. Chi volesse partecipare può utilizzare l'IBAN presente in sovraimpressione e in dettaglio sul sito internet www.tv7.net, specificando nella causale pro-Ucraina. Una seconda azione è costituita dall'accoglienza dei profughi. Infine, come dice l'arcivescovo, la solidarietà non può essere manifestata solo a parole ed è dunque partita una raccolta di beni di prima necessità curata dai gruppi scout presenti a Benevento, a Gesci e Cnjei, e dai volontari di Azione Cattolica, ANSPI e Libera, che si sono impegnati nella raccolta di beni di prima necessità. Per il conferimento dei beni ci si può rivolgere o alle associazioni o alle parrocchie. Tutto ciò che sarà raccolto entro il 20 marzo partirà con destinazione Lviv, dove si è in contatto con un'associazione chiamata Ali della Speranza. L'Istituto Telesia di Telese Terme ha organizzato un sit-in presso il Parco delle Terme Jacobelli per riflettere, discutere e far sentire la propria voce di dissenso sull'attuale crisi bellica in Ucraina. La manifestazione, fortemente voluta e organizzata dagli studenti rappresentanti di istituto, ha visto la partecipazione di tutte le classi e di alcuni studenti degli istituti vicini e della cittadinanza telesina. Hanno portato il loro saluto il sindaco del comune ospitante Caporaso, il vescovo Don Giuseppe Mazzafaro e il parroco Don Gianmaria Cipollone. L'assessore all'ambiente del comune di Benevento, Alessandro Rosa, ha comunicato che l'area dell'ex scuola Sannio è stata definitivamente e completamente liberata dai rifiuti, tra cui, come si ricorderà, era presente anche amianto. Nei mesi scorsi avevamo monitorato anche l'eventuale dispersione di fibre di amianto all'esterno dell'area del cantiere con apparecchiature apposite. Le fibre non si erano disperse nell'area cantiere e dunque neppure all'esterno. Va da sé, tuttavia, che con la totale rimozione dei rifiuti viene sanata una situazione che costituiva, giustamente, una fonte di preoccupazione per i cittadini. Ringrazio perciò la ditta che si è occupata della rimozione dei rifiuti e tutto il settore ambiente per l'eccellente lavoro svolto, che costituisce un ulteriore importante risultato di questa amministrazione per la tutela dell'ambiente cittadino. Si affitta casa vacanza a Marina di Ragusa, in Sicilia, alla punta più a sud d'Italia. 6 posti letto, box auto riservato, aria condizionata, a 200 metri dal mare. Per info telefonare a Luigi al 329-177-6486. Un posto meraviglioso per una vacanza da sogno. Presso la sede centrale dell'Istituto di Istruzione Superiore Virgilio si è tenuto l'incontro Clima e Meteorologia. Relatore d'eccezione l'ingegner Edoardo Bucchignai, responsabile del Laboratorio di Meteorologia del CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, che ha illustrato agli studenti le attività che il centro svolge in relazione alle tematiche più avanzate delle ricerche aerospaziali, quali la piattaforma stratosferica per l'osservazione della Terra ad altissima risoluzione sul monitoraggio ambientale, l'agricoltura di precisione, la sorveglianza del territorio e le telecomunicazioni. Ascoltiamo le interviste di TV7 realizzate da Alfredo Salzano. Oggi ospitiamo il dottor ingegner Edoardo Bucchignani, che è il responsabile del laboratorio di meteorologia del Centro Italiano di Ricerche Aerospaziali, con sede a Capua. Quest'oggi ci parlerà di clima e meteorologia e ci parlerà quindi dei cambiamenti climatici, ma anche degli studi che si fanno in ambito meteorologico all'interno del laboratorio di cui lui è responsabile. Questo perché all'interno della vostra offerta didattica c'è anche un corso relativo alle scienze. Certamente, noi siamo un liceo scientifico, liceo classico, un liceo artistico, e quindi l'ambito scientifico è fortemente presente, e questo ha anche una funzione di orientamento per il futuro dei nostri studenti.
Oggi parleremo sia di clima che di meteorologia. Ci tengo a chiarire agli studenti la differenza che c'è tra queste due discipline, che molte volte vengono confuse. Quanto alla meteorologia, ci permette di studiare i fenomeni che avvengono nel breve termine, quindi il tempo che farà domani, dopodomani, mentre invece la climatologia ci dà un'idea di quelli che saranno poi le condizioni atmosferiche nel lungo termine, che è quello che preoccupano molto la società. Infatti si sente molto parlare oggi in TV del problema dei cambiamenti climatici, dei vari enti che si stanno interessando di questa problematica, soprattutto per l'impatto e le conseguenze che potranno avere, in quanto i cambiamenti climatici, il riscaldamento globale portano a aumento degli eventi estremi, famose alluvioni, giusto per fare un esempio, con conseguenze spesso disastrose. Quindi è importante rendere coscienti gli studenti di quanto la comunità scientifica sta facendo per mitigare queste problematiche, fermo restando che poi l'ultima parola spetta ai decisori politici. Certo, quale... sui dati che vengono dalla scienza, esatto, e dalla ricerca. Esatto, grazie. Ospite d'eccezione di uno degli incontri dell'ottava edizione del Festival Filosofico del Sannio, organizzato ed ideato dall'Associazione Stregati da Sofia, il professor Umberto Galimberti, che ha discusso nella sua Lectio Magistralis della tecnica che governa il mondo e di come l'uomo viva in funzione dei suoi apparati. L'incontro si è svolto nell'auditorium del San Vittorino di Benevento. Si è discusso della guerra in corso in Ucraina, definita dal professore un evento inumano che distrugge il futuro dei giovani e da niente il prossimo. Ai microfoni di TV7 il professor Umberto Galimberti. Ma purtroppo la disumanità è una dimensione che costituirà una costante nella nostra vita, perché dei tre modelli della rivoluzione francese, Égalité, Fraternité e Liberté, con l'Égalité abbiamo fatto la socialdemocrazia, con la Liberté abbiamo fatto la liberale democrazia, con la Fraternité abbiamo fatto un tubo. Per fare la fraternità bisogna distruggere e eliminare gli stati, perché gli stati sono l'esercizio collettivo della violenza, dove all'interno delle mura c'è la pace, fuori dalle mura è già subito nemico. E allora, se vogliamo salvare la terra, bisogna eliminare gli stati. Se vogliamo smettere con le guerre, dobbiamo eliminare gli stati. La tecnica non è altro che un derivato del nazismo, dove nell'età della tecnica quello che funziona è: ma io ho eseguito gli ordini. Cioè, un capo area dice all'impiegato di banca: vendi 1000 titoli deteriorati. Lui può anche avere degli scrupoli di coscienza, ma se non li vende perde il posto, e non è nazismo questo. I nazisti non si giustificavano dicendo: io ho obbedito agli ordini. Ecco, quindi il nazismo è stato il modellino dell'età della tecnica. L'arte diventa arte quando entra nel mercato, e il mercato ha la stessa razionalità della tecnica: realizzare il massimo degli scopi con l'impiego minimo dei mezzi. Quindi l'arte è già morta per il solo fatto che entra nel mercato. Se non entra nel mercato, l'arte può essere una cosa magnifica, ma resta solo un'espressione biografica. Il messaggio è che non hanno futuro, basta, non c'è rimedio, e che si smette di mettere in circolazione il concetto di speranza. Quando i politici dicono speriamo, auspichiamo, auguriamoci, sono tutte parole della passività. Stiamo fermi e aspettiamo che il futuro porti rimedio al passato. Ma da quando in qua? I nostri ragazzi sono capaci di prendere il fucile e andare a fare i volontari in Ucraina, come fanno i loro coetanei in Ucraina? No, perché sono molli, sono deboli, sono flebili. Ancora una vittima nei reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Si tratta di un 84enne di Piedimonte Matese. 3 i nuovi accessi, tutti residenti nel Sannio, e 3 le dimissioni. 26 i positivi ricoverati, dei quali 19 sanniti e 7 di altre province. Sono 3.627 i nuovi casi di Covid emersi in Campania dall'analisi di 31.749 test, 19 i nuovi decessi. In Campania sono 37 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 645 quelli in reparti di degenza.
Incontro tra il Comitato Giulemani dei Pini e l'Associazione Benevento Città Verde per discutere degli alberi da tutelare piantati sul Viale degli Atlantici assieme al WWF e alla LIPU. Lo scopo della riunione è quello di prevenire un abbattimento illecito e soprattutto tutelare la flora presente in quella zona alta della città di Benevento da valorizzare. Il presidente di Benevento Città Verde, Amner De Iapinis, ha discusso delle possibili risoluzioni di tutela e valorizzazione del verde con i consiglieri di opposizione Perifano, De Stasio, Megna, il presidente del Conservatorio Verga e l'ex assessore De Nigris. Ascoltiamo l'intervista di TV7 realizzata da Alfredo Salzano ad Amner De Iapinis. Il problema qual è? Che negli ultimi anni, quindi i dirigenti del comune e gli assessori susseguitisi in questi 2 anni nulla hanno fatto per questa storia. Io ho presentato un'ulteriore denuncia, a parte la prima, che fu quella nei confronti di 12 alberi tagliati, là c'è un processo penale. Adesso noi che cosa succede? In poche parole, per farsi capire in modo semplice, anche la regione Campania, a parte l'ultima legge che dice chiaramente che il prodotto c'è per curare gli alberi, quindi c'è il Vargas e quant'altro, negli ultimi 2 anni e mezzo la legge, quindi il decreto 52 della regione Campania del 2015, dice chiaramente che si fa obbligo alle amministrazioni di segnalare il caso di questa malattia. Bene, nessuno mai ha segnalato niente, nonostante che il modello Benevento è famoso in Italia. Ci sono decine di perizie, relazioni che lanciano l'allarme. Attenzione, gli alberi potrebbero morire di cocciniglie. Che cosa hanno fatto? Quindi Giorgio non ha fatto assolutamente niente, perché non ha fatto niente. Il problema degli altri dirigenti, che si assumeranno le responsabilità, perché se noi stiamo facendo maledettamente sul serio, andremo fino in fondo. Qua in effetti ci sono danni incalcolabili se dovessero morire i pini. Noi faremo in modo che questa gente paghi con i loro patrimoni personali i danni prodotti storicamente a questa città. Oggi si fa qualcosa, ma la regione, a parte che la regione è intervenuta tramite un suo fitosanitario che non conosceva, mi dicono neppure forse la legge del 4 febbraio, ma la regione non è legittimata ad intervenire. La regione nel software dirà gli alberi sono malati, ma Benevento, l'amministrazione, doveva già procedere. Avellino, Amalfi, Ischia, Reggio di Caserta, Salerno, Scavi di Pompei, sono anni che stanno curando i Pinus Pinea, perché si tratta solo di agire con delle siringhe, con agende specializzate, con un prodotto che si chiama Vargas. Noi stiamo ancora a quello che poi dirà eventualmente la regione, ma quello che dice la regione a noi non ci interessa niente, perché la regione non deve dare indicazioni, le indicazioni ci sono. La regione e anche i fitosanitari che stavano a Benevento non hanno mai letto i giornali. Ci muoviamo dopo 2 anni e mezzo, quindi se i pini moriranno, chiaramente, per quanto mi riguarda, l'amministrazione è responsabile e saranno responsabili i protagonisti con i loro beni personali. Questa è la mia idea. Sono veloce, rapido, dinamico, limpido e trasparente. Facile, a portata di click, pronto a realizzare i tuoi sogni. Sono Chiaro BPP, la cessione del quinto di Banca Popolare Pugliese. Vai su chiarobpp.it e scopri l'offerta di questo mese. La gara a Cosenza-Benevento, valevole per la 28ª giornata del campionato di calcio di Serie B KT, in programma domenica 6 marzo alle 15:30 presso lo stadio San Vito Luigi Marulla, sarà diretta da Antonio Rapuano di Rimini. Assistenti designati Muto di Torre Annunziata e Saccenti di Modena. Quarto ufficiale Saia di Palermo. Varre Avar affidati a Prontera di Bologna e a Fiore di Barletta. Ancora una tappa del riuscitissimo tour di Sport 7 Live, che sarà ospite domenica della Multisala Gaveli in contrada Piano Cappelle. La trasmissione, condotta dal giornalista Alfredo Salzano, in onda sui canali di TV7, web streaming, sulla pagina Facebook, a partire dalle ore 15, si occuperà della gara Cosenza-Benevento. Ospiti del set itinerante, opinionisti, giornalisti, appassionati di calcio per commentare l'ennesima 28ª giornata del torneo di Serie B. Spazio come sempre ai telespettatori ed interessati.
internauti che potranno diventare protagonisti attivi del talk show di TV7 con messaggi, video attraverso i canali di comunicazione attivi dalla redazione giornalistica di TV7. Appuntamento dal set della Multisala Gavel in contrada Piano Cappelli a Benevento, in diretta sui canali di TV7 a partire dalle ore 15. Diamo il benvenuto da Art Giovanni Design Salon. Quest'anno ci saranno tantissime novità nel nostro salone. La prima che vi vogliamo illustrare è l'Estation Micro Ring Soft Touch, che è un nuovo allungamento di capelli che permette di stravolgere il vostro look. Vi aspettiamo in salone con il nostro esperto Giovanni Pirozzolo, che vi darà il miglior consiglio possibile, ovviamente con una consulenza gratuita, così da poter scegliere la migliore tonalità e tessitura per dare un'innovazione al vostro look. Vi aspetto in salone per scegliere insieme la nuance più adatta alle vostre esigenze. Tante fantastiche promozioni, perché da noi la bellezza è per tutti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento, scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.